I festeggiamenti in onore della Madonna di Custonaci sono molto sentiti nell'Agro Ericino, dove oggi si festeggia la patrona. I momenti più importanti sono sicuramente nella città dei Marmi e ad Erice, dove ieri pomeriggio si è tenuto il corteo dei sindaci dell'Agro Ericino, che è partito da Piazza Loggia per raggiungere la matrice. Il pomeriggio si è aperto con la sfilata del gruppo medievale di Monte San Giuliano Erice, con i musici, gli sbandieratori, il Real Trinacria a Trapani Erice, che dopo aver percorso le vie del borgo medievale in un'atmosfera decisamente suggestiva, si sono esibiti in Piazza Loggia per aprire il corteo che ha percorso la via Vittorio Emanuele per arrivare fino al Real Duomo. Presenti i sindaci di Erice, Custonaci, Valderice, Paceco, Buseto Palizzolo, San Vito Lo Capo e Castellammare del Golfo, con i gonfaloni dei rispettivi comuni. Un appuntamento che ogni anno rimarca l'identità del comprensorio dell'Agro Ericino, che un tempo era un unico e grande comune, quello di Monte San Giuliano, il secondo in Sicilia per estensione dopo Monreale. Un territorio dove per secoli l'immagine di Maria Santissima ha fatto su e giù tra Custonaci ed Erice durante i trasporti, che adesso si sta pensando di riproporre in una rievocazione storica con una copia dell'immagine che potrebbe ripercorrere l'antico itinerario. Al momento si tratta di un'ipotesi su cui si stanno confrontando i sindaci Daniela Toscano e Giuseppe Morfino. Stiamo dialogando con il sindaco di Custonaci perché ripercorrere le tappe storiche dell'antica processione che dallo sbarco di Custonaci poi arrivava ad Erice sicuramente è un momento di memoria storica, ma anche diciamo, di unione dei comuni dell'Agro Ericino, e quindi possiamo pensare che il prossimo anno si possa anche far leva su quello che potrebbe rappresentare delle tappe del turismo religioso. Ma questa sarebbe una cosa molto importante, rivedere diciamo, queste cose sono chiaramente, ci vuole il consenso di tutti, bisogna ormai organizzarla anche nell'ambito non solo Custonaci-Erice ma nell'ambito dei comuni e dei medicini. Sarebbe veramente interessante rifare questo trasporto da Erice a Custonaci della Madonna, è un rivivere. Una copia però, una copia del quadro. Certamente, quello non si può toccare, quello che l'originale non si può toccare, è inamovibile, ma una copia del quadro potrebbe essere una cosa interessante. Tantissimo. Credo che coinvolgerebbe tutto l'Agro Ericino e sarebbe molto interessante. Dopo aver percorso la via Vittorio Emanuele, il corteo dei sindaci è arrivato alla matrice, dove c'è stata la consegna delle chiavi d'oro della Civitas Ericina e la cerimonia dei primi vespri con la celebrazione presieduta dal vescovo Pietro Maria Fragnelli. In serata i riflettori si sono invece spostati in Piazza Loggia per il tradizionale concerto della banda di Paceco, diretta dal maestro Claudio Maltese, che come sempre ha offerto un ricco repertorio musicale.